ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi. ANSA Voice, il fatto politico del giorno. È finita la Repubblica delle banane e vogliamo essere il governo della legalità. La Premier Giorgia Meloni mette bene in chiaro questi due punti parlando con gli eletti di Fratelli d'Italia nella prima riunione congiunta da quando lei è arrivata a Palazzo Chigi. Siamo solo all'inizio del lavoro e c'è ancora molto da fare, assicura, anche per contrastare decenni di propaganda immigrazionista che si è sedimentata ad ogni livello e che sovrappone il piano della protezione ai profughi con il controllo dei flussi migratori, piani diversi che non vanno assolutamente mescolati. E infatti è di nuovo la questione migranti a dominare la scena politica nel giorno in cui il Parlamento si accinge a votare la NADEF. La nave Ocean Viking, con 230 persone a bordo, che ieri le autorità di Marsiglia si erano dette disponibili ad ospitare, viaggia ora verso la Francia, nonostante l'Eliseo abbia tirato un po' il freno a mano. Ci stiamo dirigendo verso la Francia, può essere la Corsica o Marsiglia, ma entro 24-48 ore questa brutta avventura sarà risolta perché la situazione a bordo è davvero critica, spiega Alessandro Porro, presidente di SOS Mediterranee a bordo appunto della nave Ocean Viking. Infatti il portavoce del governo francese, Olivier Véran, in mattinata dichiara che l'Italia deve svolgere il suo ruolo e deve rispettare gli impegni europei, accogliendo questa nave Ocean Viking. La nave è ora in acque italiane e ci sono regole europee estremamente chiare accettate anche dagli italiani, che sono di fatto i primi beneficiari di un meccanismo europeo di solidarietà finanziaria, spiega Véran, osservando che l'attuale atteggiamento del governo italiano, e in particolare il rifiuto di far attraccare questa barca, è assolutamente inaccettabile. E questo nonostante il sindaco di Marsiglia, Benoît Payan, si sia detto disponibile ad accogliere l'Ocean Viking, invitando la Francia ad assumersi le proprie responsabilità. Ma intanto il governo italiano respinge queste critiche e conferma la sua linea, come ci spiega il sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni. La posizione della Lega, la posizione del ministro Piantedosi, direi la posizione del governo, è una posizione in cui si sono tenuti due valori fondamentali: il valore della fermezza rispetto alla necessità che un paese nazionale deve difendere confini e frontiere, e il valore dell'umanità, il valore della garanzia degli obblighi umanitari. Credo che l'atteggiamento del governo italiano sia stato un atteggiamento assolutamente responsabile. Il fatto che lo Ocean Viking vada in Francia dimostra alcuni principi. Primo, che si afferma per la prima volta il principio della rotazione dei porti, non solo porti italiani ma anche porti europei. Si afferma il principio che il tema dell'immigrazione, essendo un tema globale, non può essere solo un tema a carico degli stati nazionali, ma essere un tema anche a carico delle comunità internazionali ed europee, e quindi si afferma il principio della condivisione, della corresponsabilizzazione da parte di altri stati e anche da parte delle istituzioni europee del tema dell'immigrazione, e quindi credo che c'è un cambio di passo evidente rispetto a un immobilismo del passato che non faceva bene al nostro paese, non faceva bene all'Europa. Difendere i confini nazionali vuol dire difendere i confini europei. Più l'Italia difende i propri confini, meno immigrazione legale entra in Europa. Io credo che questo sia un governo con una forte legittimazione popolare, e io credo che un governo con una forte legittimazione popolare in uno Stato sovrano non debba farsi dettare l'agenda di gestione dei flussi migratori da parte di organizzazioni non governative, straniere e private. La difesa di confini e frontiere deve essere fatta dagli Stati e non può essere fatta da soggetti stranieri privati, e la valorizzazione del principio umanitario credo che sia stato un tratto distintivo dell'azione opportuna, di discontinuità, di serietà da parte del governo del ministro Piantedosi. A rincarare la dose è poi il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che assicura: non torneremo indietro, l'Italia non è il terminale dell'immigrazione di tutto il Nord Africa e la linea che abbiamo scelto è quella.
l'Italia ha difeso i propri confini, come fanno del resto tutti i paesi europei, e fa entrare chi ha diritto di entrare o chi ha la protezione umanitaria. Non può accogliere da sola l'Italia tutti i migranti che partono. Meloni critica le opposizioni che sembrano felici di vedere l'Italia attaccata e possibilmente umiliata, mentre lei e l'esecutivo invece lavorano per un'Italia rispettata a livello internazionale. E precisa anche che quelli a bordo delle navi e delle organizzazioni non governative sono migranti e non naufraghi. Pertanto il governo italiano sta rispettando tutte le convenzioni internazionali e il divieto imposto a questo tipo di navi di sostare in acque italiane, oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza dei fragili, è giustificato e legittimo. Un conto sono i migranti che salgono sulle navi per venire in Italia, un altro sono i naufraghi, che è una qualifica che ricorre invece in regime di SAR. Come abbiamo già spiegato ieri, un acronimo questo, SAR, che significa Search and Rescue, cioè salvataggio e soccorso, e scatta quando appunto ci sono dei naufragi in mare di migranti. La Premier poi definisce bizzarra la decisione dell'autorità sanitaria di far sbarcare tutti i migranti che erano presenti sulle navi Geo Barents e Humanity One, dichiarandoli fragili sulla base di possibili rischi di problemi psicologici. E poi non vuole sentir parlare di braccio di ferro con l'Europa o con la Francia perché, ricorda, noi italiani siamo stati accolti a Bruxelles con il rispetto e il riguardo normali per uno Stato che è fondatore dell'Unione Europea. E quando c'è il rispetto, sottolinea Meloni, c'è anche la disponibilità a trovare soluzioni comuni. In Francia l'opposizione insorge, con la sinistra che lancia un appello a Macron ad accogliere i 230 migranti dell'Ocean Viking in un porto francese. Contrariamente all'Italia, si spiega in una nota, abbiamo la fortuna di non essere diretti da una neofascista e dobbiamo mostrarne la portata e i valori. Dobbiamo insomma rimarcare la differenza. Ma anche in Italia la sinistra fa sentire la sua voce, come si evince dalle parole di Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi-Sinistra Italiana. La giudico una pessima figura per il nostro paese, che viola le norme del diritto internazionale, esercita, come è già accaduto in passato, un braccio di ferro cinico sulla pelle di persone in condizioni di fragilità, che hanno il diritto, non la possibilità, di sbarcare nel primo porto sicuro, che è evidentemente il nostro, per ragioni evidenti, perché andare in porti molto lontani significa allungare i tempi di navigazione, esporre le persone a ulteriori pericoli e anche rallentare l'operatività di quelle navi che fanno un'operazione di supplenza. Non dovrebbero essere le organizzazioni non governative a salvare le persone e a cercarle in mezzo al mare, dovrebbero essere gli stati, l'Europa. Tutto questo non avviene, di questo dovremmo discutere seriamente, dovremmo discutere di come cambiare la politica europea per costringerla a una dimensione cooperativa. La destra italiana si rivolga ai propri amici in Europa, quelli in Parlamento e quelli che governano come Orban, che in questi anni hanno impedito sistematicamente di cambiare il Trattato di Dublino. Sempre dalla Francia però arrivano anche voci a sostegno della premier italiana. La signora Meloni è coerente rispetto alla politica di Macron, che vuole accogliere tutti, dichiara il nuovo segretario del Rassemblement National, Jordan Bardella, secondo il quale la signora Meloni ha ragione a dar prova di fermezza, ha ragione perché è ciò per cui è stata eletta. Se noi venissimo eletti, spiega, faremo la stessa cosa che ha fatto lei e Matteo Salvini quando era ministro dell'Interno, cioè non accogliere nessuna barca di migranti. Lunedì prossimo al Consiglio Affari Esteri porrò ai miei colleghi il tema dell'immigrazione, ribadisce il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Non siamo di fronte a persone che sono in difficoltà in mare perché hanno fatto naufragio, sottolinea anche lui, ma a viaggi organizzati, il ministro degli esteri li chiama proprio così, viaggi organizzati, perché spesso i trafficanti partono quando sanno che c'è una organizzazione non governativa in giro. Non è più un soccorso questo, osserva, ma una sorta di servizio taxi fatto per sfruttare la disperazione delle persone. Più soft la posizione di Silvio Berlusconi, che conversando con i vertici del partito, l'altra sera a cena, dichiara che non è possibile accogliere tante persone ammassate nelle palestre, bisogna essere più preparati.
capisco il senso politico della condotta del governo, ha spiegato, perché serviva un segnale di discontinuità. Ma bisogna sempre fare attenzione ed essere umani rispetto a chi soffre in mare. E mentre infuria la polemica politica in Italia e nel resto d'Europa, in Sicilia si continuano a contare i morti. Una migrante che era in un'imbarcazione soccorsa durante la notte da una motovedetta della Guardia di Finanza muore al poliambulatorio di Lampedusa per probabile ipotermia.